minuti e 40 secondi di primato personale fatto a Valencia nel 2021, pettorale numero 1, Mukhtar Edris. Ha vinto la Diamond League sui 3.000 nel 2017 e sui 5.000 nel 2014, 16 e 17, quindi un atleta davvero internazionale, e non è un modo di dire. L'applauso di Napoli per Mukhtar Edris. La consegna del suo pettorale che domani lo accompagnerà lungo le strade di Napoli. Carlo, per rubarti vai. Un secondo, una delle sfide domani in gara sarà quella di fare la miglior prestazione, il record di sempre sul suolo italiano, la più veloce mezza maratona mai corsa sul suolo italiano. In questo momento il primato è di 58 minuti e 59 secondi, fatto nel 2007 ai mondiali che si corsero a Udine. Mukhtar ha 58 minuti e 40 secondi, quindi deve correre sul suo miglior tempo, ma può farcela, quindi domani potremo davvero entrare nella storia come già siamo entrati nella storia l'anno scorso insieme a Jeman Krypa. Hai fatto benissimo a ricordarlo nuovamente. Mukhtar, we wait for you tomorrow. Cesare was saying that tomorrow we hope that could be the possibility to run the fastest race on the half marathon ever run in Italy. How do you feel for the race? Okay, first of all, thank you for invite for organizers, thank you. And the Napoli city people, thank you. Napoli half marathon is for first for me. And course record is for Jeman Krypa 59:26, I think last year. I ran for course record and under 59 minutes. I hope tomorrow I will be ready fast race. Edris, you are the two-time world champions of the 500,000 meters. You are near to Napoli half marathon, and your time is better than the one Krypa did last year, and broke the Italian record and broke the record in marathon. So what will be your goal for this edition? Thank you very much. This race is for the first time for me. Most record is for Italian for Jeman Krypa, 59:26. I try for tomorrow. I try for course record. And under 59 minutes. Did you was already in Naples before, or did you try already some Napolitan dishes, food, or Italian food? Always for Italian food, majority from pizza. Si vede la fatica sul volto, come si suol dire, anche perché poi correndo per tanto tempo la temperatura si alza. Aspetta, andiamo che arriva su Spider-Man. Potrai dire di averli battuti. Frattempo salutare dottor De Gregorio, presidente di EAB. Golden! Stai bimbo! Andiamo! Perché ci permettono di animare il calcio di questo che domani. Bravo.